Eccoci, eccoci, Marte Sport Live su Empoli Napoli. In particolare bisogna vendicare la sconfitta dello scorso anno e poi quanti cambi secondo voi deve fare Spalletti. Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Gigi Soriani, saluto anche Gianluca Gefoni che mi ha preceduto. Seconda ora dedicata al Napoli, andiamo col focus sulla gara di domani sera alle 18, domani tardo pomeriggio. Empoli-Napoli, bisogna vendicare il 3-2 dello scorso anno, terribile, che mise proprio, come dire, la pietra tombale sulle speranze di scudetto del Napoli di allora. E quanti cambi secondo voi deve fare Spalletti domani sera? Scriveteci al 339-666-9990, ne parliamo con il direttore Michele Plastino. Ciao Michele, buongiorno. Carissimo, carissimo, che buongiorno. Che piacere, di rotta sul Napoli. Piacere mio. Come, scusami? Di rotta su Napoli? No? No, oggi no. Ah, bene. Oggi giornata di sosta per altri impegni e mi manca. Ah, e beh, mi manca. Nonostante sia di sosta, insomma, ti manca lo stesso. No, il confronto con i ragazzi. Mi manca il confronto con i ragazzi del piccolo gruppo, per cui sono molto legato, e poi mi manca proprio la città, lo sapete, l'ho sempre detto, ora sembra un arruffianamento, ma io quando arrivo a Napoli mi fa terapia. Veniamo stato tante volte, devo dire. Allora, caro Michele, domani c'è Empoli-Napoli, la terza trasferta dopo Sassuolo, Reggio Emilia e Francoforte. L'Empoli è in forma, il Napoli chiaramente è favorito, per carità, è più forte. È una trasferta insidiosa perché, secondo te? Se lo è, Un po' per tradizione recente, sì. Quindi, 3-2 dell'andata, una sola volta il Napoli ha vinto in ultime. No, ma non solo, ma poi perché il diciamo che l'Empoli come caratteristica, più che una squadra che tende a impedire il gioco avversario, tende a farlo. E non è vero che poi è meglio arroccarsi col Napoli. A volte, sai, giocarsela significa avere fiducia, se ti capita una cosa positiva ti carichi di più, per cui è avversario ostico perché è un avversario che gioca a pallone. Sì, è vero, non è caso, ricordiamo Inter-Empoli, ha vinto l'Empoli a San Siro. Tanto ricordiamo i sorteggi, no, di Europa League e Conference League, perché Juventus è capitata col Friburgo, Roma Real Sociedad, non proprio bene andata da Roma, francamente. No, ma neanche tanto la Juve. No, è vero, Friburgo sta facendo un bel campionato, E poi vediamo che cosa succede invece tra un po' per Fiorentina e Lazio in Conference League. Tornando al Napoli, quanti cambi secondo te deve fare Spalletti domani sera? No, guarda, questo l'ho sempre detto nel corso della mia, ahimè, lunga carriera, mai fatto discorsi sui singoli nelle scelte dell'allenatore per un principio, perché gli unici che possono magari dare un'indicazione sono quei colleghi che sono sul campo tutti i giorni, quindi perché praticamente nessuno più vede allenamenti, sì, appunto, ma io parlo in assoluto, no, ci sono colleghi che sono spesso a Castelvolturno, quindi hanno comunque spifferi, tu sai, perché insomma, allora vedono le condizioni eccetera, perché in realtà in questo senso, a parte che poi soprattutto quest'anno mi rimetto completamente a Spalletti, non solo per quello che riguarda la condizione atletica fisica ma anche psicologica, quindi per me non ne farà molti, se ha la possibilità poi utilizzerà tutti i cambi, però al massimo per me su quella che è la squadra base può cambiare 1/2 elementi. È vero, e forse quello che farà dopo le brutte esperienze con il Lecce dell'andata in campionato e con la Cremonese in Coppa Italia. Tutto esaurito anche al Castellani, immaginiamo ancora una volta un'invasione di tifosi del Napoli residenti in altre zone d'Italia, con anche la promiscuità pericolosa comunque con i tifosi dell'Empoli, perché il settore ospite è ancora chiuso. Questa è un'altra cosa che ci fa ricordare una cosa della quale abbiamo parlato insieme, direttore, e cioè della insensata decisione del ministro di chiudere le trasferte a Roma e Napoli. Sostanzialmente non le chiude solo i settori ospiti, ma i tifosi del Napoli, anche più forse della Roma, ma anche quelli della Roma sono in giro per l'Italia lo stesso. Ma sai qual è? Soprattutto perché i napoletani vivono in tante città, in tante regioni d'Italia, però
io credo, sai perché lo salvo? Lo salvo unicamente perché mal consigliato oppure ha preso una decisione istintiva non conoscendo il calcio e non conoscendo le cose di calcio. Però dico, siamo a livello di un governo, qualcuno glielo dovrebbe far capire. Sì, anche perché alla fine no, è un po' una piccola resa dello Stato se uno non riesce a individuare, se lo Stato non riesce a individuare i colpevoli e invece va a danneggiare tutti gli altri. No, sai chi ci può salvare? Quindi questo non so se lo ha fatto già il Napoli o l'ha fatto la Roma, tra l'altro è un mio vecchio amico, però è uno che capisce di calcio e di sport, il ministro, cioè Abodi. E la mia speranza è quella, che per cambiare qualcosa. Tanto arriva una notizia terribile, credo. Possiamo confermarla, penso di sì. Pare che sia scomparso Maurizio Costanzo. No. Incredibilmente. No. Tendiamo. No. No. Mi dispiace, Michele, dartela così, scusami. No. Mi dispiace moltissimo. Anni e anni di cose in comune, di vita in comune. No. Incredibile, no. Incredibile. Attivissimo in televisione, in radio, anche su quelli dello sport. No. Abbastanza scioccante, devo dire. Se dovesse essere confermato, me l'ha detto Gianluca, anche Gifuni, quindi immagino che sia così. No, non siete gente che dà notizie così voi. No, se non l'avete già verificato. Vabbè. Va bene, vi posso lasciare? Ti assolutamente piace? Sì. Scusami, Michele, anzi, averti scioccato con questa notizia, ti mando un abbraccio. No, non è certamente colpa tua. No, ma ti dico, è chiaro che per chiunque uno ha un dolore particolare, ma sai, noi ci combattevamo la durata delle nostre trasmissioni, a chi l'aveva cominciata prima e chi l'aveva cominciata dopo. Sono stato ospite tante volte nel passato, il regista di Maurizio è stato il regista mio per una vita, Valentino Tocco, quindi cioè, oddio mio, va bene, dai. Io va spero bene, che sia bene. Tutto ok, che non sia una bufala, oddio, spererei quasi fosse no, una bufala, no, per sì. Carità, sì, in realtà, sì, quindi sì. Mi scuso già se dove direttore avessimo dovuto, insomma abbiamo verificata, credo che sia così. Ma magari fosse, saremmo contenti di aver fatto una gaffa in questo senso. Certo, ovviamente. Certo. Intanto ti abbraccio Michele, scusami ancora. Un abbraccio. Figurati, ciao, ma di che? Ciao. Grazie a Michele Plastino, andiamo in pubblicità così verifichiamo bene la notizia, ovviamente. Ci sono molti messaggi che arrivano, parliamo molto del Napoli tra poco, Napoli-Empoli, parleremo anche del bilancio, bellissimo del Napoli, bellissimo, insomma molto interessante, più che bellissimo del Napoli, con perdite che vanno a diminuire, interessante per quanto il Napoli ha pagato per esempio Anghissa, e poi Napoli-Empoli con due grandi attaccanti, Calaiò e Maccarone, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, purtroppo è tutto confermato, è dunque scomparso Maurizio Costanzo, 84 anni, giornalista, conduttore TV, autore, sceneggiatore, tifoso della Roma, è stato anche nell'ufficio comunicazione appunto della Roma Calcio fino a un anno fa circa, scriveva per il Corriere dello Sport della Roma a proposito di riferimenti al calcio, ma ovviamente è stato insomma un riferimento assoluto, un monumento della televisione, del giornalismo televisivo per tanti anni, attivissimo sino a due secondi fa praticamente tra appunto il Corriere ma anche televisione, radio, quindi diciamo purtroppo sarà stata sicuramente una improvvisa morte. Ci uniamo ovviamente al cordoglio di tanti amici di Maurizio Costanzo e ovviamente anche della signora Maria De Filippi. Se parliamo di calcio da queste parti, per carità, e di sport, però Maurizio Costanzo è un personaggio che va oltre sicuramente, che diciamo ci lascia un po' tutti sorpresi, amareggiati, per certi versi scioccati. Non dobbiamo essere diciamo inutilmente bacchettoni, 84 anni in età, insomma non di scarso rilievo, non prematura, però è una personalità talmente forte, talmente caratterizzante di un'epoca televisiva e giornalistica che davvero ci fa rimanere tutti senza parole questa scomparsa di Maurizio Costanzo, anche per il suo attivismo assoluto in televisione, radio e TV e anche in sulla carta stampata. Vado ai vostri messaggi. Quanti cambi col Napoli? Sì, varie conferme sono arrivate sulla scomparsa di Maurizio Costanzo. Brigante 74 aveva scritto al maestro Plastino: sto aspettando con gioia la sua trasmissione per festeggiare il titolo, non mi far dire quel nome. Poi buongiorno Dario, per me ad Empoli si possono perdere punti puntando sul turnover, il vantaggio enorme ci sta, i ragazzi hanno bisogno di riposo e l'ambiente ha bisogno di freddare gli animi.
poi Empoli rimerita 3 punti con tutti i giocatori che acquistiamo a buon prezzo da loro. Beh, buon prezzo, geniale, 3 punti addirittura, no dai, Nicola l'infermiere, io non credo che il Napoli posso accettare di perdere Empoli così con serenità, come dici tu, devo dire. Ma la trasferta è complicata. Quanti cambi? Perché il Napoli ne farà, penso, Spalletti ne farà 3 o 4 al massimo. Probabilmente Mario Rui, Politano e Elmas, e potrebbe esserci un quarto, ma non di più. È giusto che sia così? 339-666-9990. Ciao Dario, i soliti 3, dobbiamo vincere sempre. Natale da Cerra, quindi solo 3 cambi. Poi quest'altro amico che gioca con le parole, Antonio, non cambieranno mai, la Juve si è ridotta al reddito di cittadinantes, eppure la esaltano. Beh, vittoria importante, anche se in effetti il Nantes è 13° in classifica in Ligue 1, non è proprio una squadra di primissimo livello, però è bello sapere che 7 squadre su 7 in Italia vanno avanti nelle competizioni europee. Buongiorno, che Kvaros men fanno gol e hanno la metà di gol, ok, e non dimentichiamo di chi recupera la palla e chi corre sulle fasce per dargli modo di fare gol. Questa è la squadra che gioca a pallone per la squadra e per la città, è vero caro amico, senza dubbi. E poi ancora messaggi, tutti vabbè, arrivano conferme anche da voi, sì, ripetiamo, purtroppo è scomparso Maurizio Costanzo e lo chiediamo, insomma, un ricordo, comunque insomma un parere su questa scomparsa di un monumento del giornalismo televisivo, l'uomo di cultura, a Rino Cesarano. Ciao Rino, buongiorno. Sì, sì, buongiorno a tutti. No, è una notizia che veramente mi spiace, colpisce al cuore, colpisce, perché sì. Costanzo è stato anche un grande sportivo, ultimamente faceva l'opinionista per conto del Corriere dello sì, Sport, infatti, lo ricordate, fino all'ultimo, certo. Ha voluto scrivere, esatto. ha voluto seguire tutte le vicende di questa nazione e devo dire ha dato lustro anche a tanti personaggi napoletani, come no. Col suo salotto li ospitava sempre volentieri e con piacere. Ha lanciato attori, penso centinaia di personaggi, tra attori, sì, musicisti, sì, sì, e anche sì, personaggi sì, diciamo sì, sì, borderline. Ha anche diretto un giornale, cioè è stato proprio uno che il giornalismo ce l'aveva nelle vene, poi è stato il compagno di tanti di noi in quelle serate, diciamo su Canale 5 ma anche sulla Rai, di intrattenimento che era tra il gradevole e anche l'impegnato, perché ci ha sì. portato dentro a tanti problemi e poi ha dovuto superare anche un attentato, cioè è stato un sì, personaggio sì. veramente un colosso, un uomo di eccellenza che perde questa nazione. D'accordo con te, sottoscrivo. Poco fa abbiamo purtroppo la notizia di Michele Plastino, ovviamente colpito per motivi anche di geografici, molto vicino a Maurizio. Rino, voltare pagina, il Napoli a Empoli, 1 cosa rischia, 2 cosa deve cambiare, 3 che tipo di squadra pensi vedremo? Faccio solo rapido. Allora, nel calcio moderno non bisogna mai abbassare la tensione, mai, certo. Perché rischi, vai sempre a rischio, perché ci sono degli episodi che ti possono cambiare partite e non bisogna mai sottovalutare nessuno, perché questo Empoli è privo di 2 o 3 elementi fondamentali, 2 per squalifiche e 1 per infortunio, soprattutto sì. i 2 centrocampisti ma anche l'attaccante erano in un Hack momento Pro di... e Bandinelli, ricordiamolo, squalificati. Hackpro e Bandinelli erano i 2 partner sì. di Marin a centrocampo e poi manca anche l'attaccante che destro? No, l'attaccante che si è infortunato, che ha fatto Cambiaghi, certo, ottimo. Esatto, elemento. Cambiaghi che era in un buon momento sì, di sì, forma sì, e faceva coppia con Ciccio Caputo. E quindi se il Napoli non deve pensare a questo, perché l'Empoli comunque è una squadra che la metterà sul piano della corsa, cercherà di fare bella figura e poi adesso il Napoli ha acquistato una forza tale che tutti vorrebbero strappare un punto, fare bella sì, figura, sì, cercare di batterlo, no? C'è questa sindrome della voglia di battere il più forte, perché il Napoli in Italia è il più forte. E quindi la seconda che mi hai chiesto era i cambi tattici o i cambi di formazione del 4, Napoli. Sì, io credo che sia indispensabile cambiarne 3 o 4, anche se c'è poi la sosta, c'è questa diffida di Kim, non sappiamo se voglia fermarlo oppure, e quindi comunque 3 o 4 andranno, li cambierà sicuramente. Guarda, Spalletti ha cambiato idea dopo quel turnover di Coppa Italia, perché lì esagerò sì. un po',
però Spalletti ha nella testa il turnover, perché è stato lui a volere rinforzare i doppi ruoli, perché l'anno scorso, se vi ricordate, l'infortunio di Di Lorenzo, qualche volta che non era pronto Mario Rui ha dovuto adattare qualcuno a sinistra, quando era fermo Osimhen, poi dopo su Petagna non è che ci ha potuto contare tanto. Se vai a vedere, ci sono i ricambi nei doppi ruoli tutti all'altezza dei titolari, quindi quella era in previsione di un possibile turnover dovendo fare le tre competizioni. Quindi lui è dispiaciutissimo dell'eliminazione dalla Coppa Italia. Sì, molto dispiaciuto. Proprio per questo. Ci sono due o tre domande per te da parte dei nostri amici affezionati e ascoltatori al 339-666-9990. Però il terzo quesito che ti avevo girato riguarda la mentalità. Piccolissima premessa. Sì. Con cosa sulla Reggio Emilia ho visto una squadra di una mentalità pazzesca, e anche a Francoforte una squadra che non si è scomposta dinanzi alle prime difficoltà, rigore compreso. Io ne parlavo con alcuni amici al centro storico qua e questo mi dicevano: dottore, sta squadra è cambiata soprattutto nella mentalità, è diventata una squadra famelica. Sì. Quindi ha acquistato la mentalità di affrontare tutte per vincere, e quindi questo dice il dato più significativo, che non si lascia condizionare da niente e da nessuno, che va in campo per vincere. Io ho aggiunto c'è anche la fame di gol di Osimhen, quella di Kvaratskhelia, certo. È una squadra che effettivamente non ha più quei cali di tensione che aveva una volta e che ha acquistato proprio la dimensione della grande squadra, della capolista che va su tutti i campi per imporsi in Italia come in Europa. Intanto sorteggio Conference League: Fiorentina ha pescato il Sivasspor, squadra turca, e la Lazio la AZ Alkmaar, squadra ovviamente olandese. Abbordabili entrambi, sì, un po' meno in Europa League, Juventus ricordiamo con Friburgo, e Roma soprattutto Real Sociedad. Domanda per te da Gerardo dal Cilento: vorrei chiedere al direttore Cesarano, alla luce dei risultati in Europa, è tutto vero quello che qualcuno vuol far credere? Sì, sono direttore. Vabbè, sei una firma importante, questo vuole dire sicuramente. Grazie. Quello che vuol qualcuno far credere è che il campionato italiano è un campionato modesto. Qui rischiamo di portare 7 squadre su 7 gli ottavi e 3 in Champions, no, con le possibilità. No, assolutamente no. È il Napoli che l'ha reso così. Cioè, è il Napoli che ha mandato in frustrazione tutte con la sua continuità, con quel suo procedere a martello pneumatico, cioè sia prima della sosta che dopo la sosta, e che le altre si sono dovute arrendere, ma non è assolutamente vero. Poi l'espressione calcistica del Napoli la si vede in Europa, hanno voglia di dire il campionato italiano. Il Napoli sta confermando anche in Europa di aver raggiunto un tasso tecnico e una mentalità tali che è degna di un grande club europeo. Non a caso sta per entrare tra le prime 15 d'Europa nel ranking dell'UEFA. Non a caso l'UEFA lo celebra in continuazione, c'è quella bella intervista a Kvaratskhelia fatta proprio dall'UEFA, quindi c'è molta attenzione. Sì. È vero. L'ultima te la faccio, Rino, invece, a parte che ricordiamo tutto esaurito al Castellani, noi immaginiamo che ci sia un nuovo esodo dei napoletani in giro per l'Italia, non quelli purtroppo campani. In maniera festosa assolutamente, e civile, sì. Speriamo che accada come a Reggio Emilia, dove abbiamo avuto anche notizie ottime di applausi e di civiltà da parte dei tifosi anche del Sassuolo. Esatto. Ti chiedo invece, ma queste voci in giro che ci sono, ne ha parlato anche Rima Gianluca Gefoni con alcuni esperti, De Laurenti starebbe pensando di cedere o non cedere, quanto ci credi e quanto credi invece anche alla sua idea di aprire un ciclo? E io credo a tutte e due le cose, perché l'apertura mentale di De Laurentiis, fermo restando che dovrà essere sempre lui a decidere, no? Certo. Quindi un po' come ha fatto per Cassi, però De Laurentiis evidentemente cerca la sponda giusta, la sponda forte, intendo, no? Non intendo una sponda così tanto per una sponda forte, per sempre per far decollare ancora di più questa società, questo club a tutti i livelli, credo anche logistico, e quindi questo è un dato vero, perché noi lo vediamo nelle sponsorizzazioni, no? Quella lì del centro sportivo, certo. La vediamo con l'abbinamento con questo grande gruppo di Amazon, cioè la vediamo in tante cose, l'avvicinamento con la Apple. Vediamo tanti segnali, però da qui a dire, e ce ne vuole prima di passare al concreto. È vero. Poi per quanto riguarda invece, mi chiedevi l'altra qual era? Il ciclo vincente, quanto credi? Il ciclo vincente lo puoi fare, perché vedi la media età e vedi le prospettive
di tanti di questi giovani calciatori. Si è creato un telaio giovane, interessante e di grande potenziale, di grande sviluppo. Sì, io ci credo tantissimo nel ciclo. Rino, ti ringrazio, ci sentiamo molto presto se vorrai, un abbraccio forte. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie a Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport e altre cose, da Castelvolturno, Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a te. Ti leggo questo messaggio che è molto bello. Sì. Maurizio Costanzo Shock, per l'ultima volta sipario e addio, riposo in pace di questo amico. Sottolineare la sorprendente, colpisce al cuore, come diceva giustamente Rino poco fa, scomparsa di Maurizio Costanzo. Bello questo messaggio. Molto bello. Allora, anche in circa. Esatto, si pare per l'ultima volta, ricordiamo appunto che lo chiudeva così il suo Maurizio Costanzo Show, 34 anni in onda in Italia. Allora, tra un po' Spalletti, da lui potremmo capire forse se ci saranno molti cambi o pochi, ma solo forse, perché potrebbe anche non dire niente. Noi ci proviamo, insomma, a capire qualcosina, almeno per quanti cambi, insomma, io credo che qualcosina cambierà, perché comunque hai speso tanto nella partita di martedì, poi giochi sabato, non è neanche domenica, quindi hai avuto un giorno in meno per preparare questa partita. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, penso a Mario Rui. Vedremo insomma se c'è una riflessione sul difensore centrale, anche se poi c'è da dire insomma che Spalletti sul discorso dei diffidati non ha mai fatto troppi calcoli, anche perché credo che ci sia voglia di vincerla questa partita, anche per tutto quello che è accaduto l'anno scorso, ricorderai insomma, ne abbiamo parlato, 3-2, la rimonta, il momento poi difficile, quindi credo insomma ci sia voglia di cancellarla quella sconfitta in un campo che per il Napoli è sempre stato storicamente molto molto difficile. Sicuramente Spalletti ricorderà il 3-2 dell'anno scorso, perché non è andato giù a lui. Sì, penso di sì. Per quanto riguarda i cambi, ti ho detto, dobbiamo verificare anche a centrocampo se ci sarà un cambio, se magari torna Elmas, e poi Litano, secondo me può essere un'opportunità, e sicuramente insomma capiremo dalla conferenza Osimhen. Osimhen si è allenato con il gruppo ieri, e dato che sono nelle ultime due partite un po' uscito, insomma ci si era preoccupati anche dopo la partita con il Sassuolo, ricorderai, no? Che si pensava insomma che avesse avuto qualche problema perché sembrava dolorante, sì. Quindi immagino insomma che affronteremo anche l'argomento Simen per capire se giocherà dal primo minuto, se magari ci possa essere spazio per Simeone. Vedremo tra un pochino, poi stasera vi ricordo 20:21, appuntamento con Marte Sport Live della sera, vi faremo ascoltare anche stralci di conferenza stampa di Luciano 13:45, quindi ci siamo, io adesso sto entrando in sala conferenza. Mi raccomando, faccio fare bella figura. Vabbè, si scherza ovviamente, ciao Pasquale, buon lavoro. Ciao. Ovviamente un po' di messaggi: Jesus al posto di Kim diffidato, Elmas al posto di Zielinski, Simeone al posto di Osimhen, tutelare visto i problemi dell'ultima settimana. Poi a partita in corso non farei entrare più Ndombele, ma lancerei Gaetano, che è di nostra proprietà. È il pensiero di Gino D'Aversa, espresso al 339-666-9990. Ci fermiamo qui per il momento, però giusto 150 secondi di pubblicità, poi sfida Empoli-Napoli con due attaccanti dell'Empoli e del Napoli del passato, Maccarone e Calaiola, tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, che vi parla è sempre Dario Sarnataro, in regia Gigi Soriani, insieme sino alle 14, poi 20:21 questa sera, Marte Sport Live della sera, con Emanuela Castelli, ve lo ricordo, con Peppe Anicelli, e invece parliamo di Empoli-Napoli con Emanuele Calaiò. Ciao Manu, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Allora, tra un po' anche l'altro bomber, perché dobbiamo fare questa sfida nella sfida Empoli-Napoli, sempre un campo ostico, anche quando hai giocato tu, questo di Empoli, le insidie ci sono oppure stiamo esagerando, Emanuele? Ma guarda, le insidie ci sono, perché l'Empoli è una squadra che comunque è ben allenata, che gioca un ottimo calcio, e sicuramente non è un Empoli come abbiamo visto che si mette lì a chiudere, ma c'ha un'identità di gioco e sicuramente prova sicuramente a fare punti. Poi Napoli viene comunque da una partita di Champions, quindi un po' di energie si sono sprecate, però è chiaro che, come abbiamo sempre detto, se il Napoli gioca da Napoli penso che non c'è partita, anche perché il Napoli ha ottime alternative dove può fare anche un ampio turnover, e le alternative sono diciamo quasi come i titolari.
quindi comunque le insidie ci sono, ma il Napoli deve continuare il percorso che sta facendo, battendo tutti i record possibili e immaginabili. Speriamo, in questo senso abbiamo chiesto, poi magari tra un po' Spalletti ci dirà qualcosa in più forse, se è il caso di cambiare e quanti cambi fare domani ad Empoli. Ma io penso, Dario, Spalletti ci ha abituato a non fare un ampio turnover e io penso che bene o male i ballottaggi sono più o meno gli stessi. Potrebbe rigiocare Kim, dato che dovrebbe essere squalificato in azione di ritorno con il Francoforte, ritorna penso Mario Rui in campo, penso che Politano giocherà al posto di Lozano. Magari ci sarà un po' di spazio per Elmas, per Dombelé. Io mi aspetto quei 3-4 cambi, non di più, perché Spalletti non ha, tranne la Coppa Italia, non ci ha abituato a fare un ampio turnover, perché questa squadra c'ha fame, vuole vincere tutte le partite e gioca con una serenità e la consapevolezza di essere una squadra forte, e quindi penso che andrà là per fare la partita e vincerla, quindi non mi aspetto tanti stravolgimenti. E io tra un po' avremo un altro ospite, spero. Nel frattempo ti chiedo anche un'altra cosa: è chiaro che non siamo assolutamente medici, non possiamo immaginare neanche da lontano, però il fatto che Osimhen si sia un po' toccato i flessori già nella parte finale della sfida col Sassuolo, come hai visto, e anche pare a Francoforte, quello l'abbiamo visto un po' di meno dalla TV, da ex attaccante, ex calciatore, anche se sei in formissima, lo diciamo subito, tra padel, tennis, calcio a 8, eccetera eccetera, ti chiedo, è il caso di fermarlo Osimhen, visto che c'è anche Simeone che scalpita, oppure questo ragazzo va, che segna un gol a partita, una sentenza, al momento va sfruttato fino in fondo? Allora, io penso che non sia niente di grave, penso che i flessori sono dovuti comunque un po' di acido lattico, un po' di crampi, e ci sta, perché comunque ha sempre giocato Osimhen. Però voglio dire, se Osimhen salta una partita non penso che succede qualcosa, nel senso si può anche preservarlo per una partita, anche perché voglio dire non è che come alternativa c'è un Pinco Pallino, comunque c'hai Simeone che comunque è un ottimo attaccante, dove comunque c'ha una media gol per i minuti giocati incredibile, quindi comunque è sempre competitivo il Napoli, quindi vuol dire Spalletti può anche dargli un turno di riposo a Osimhen, anche se non è niente di grave, perché comunque è meglio in una partita preservarlo per fare poi la volata di fine stagione e anche per concentrarsi in Champions, perché il Napoli ha l'obbligo di provarci, di arrivare più in fondo possibile in Champions, quindi voglio dire non sarebbe una cattiva idea dargli un turno di riposo. Non sarebbe una cattiva idea. Andiamo da Massimo Maccarone, Gigeta, che adesso si è liberato. Nel frattempo, questo discorso che l'Europa si è accorta del Napoli o è stupita dal Napoli è un pericolo per te? Alza le aspettative e le pressioni su questa squadra, oppure è il giusto elogio a una squadra che sta crescendo? Ma no, Dario, anche perché ti ripeto, il Napoli era partito per provare a vincere lo scudetto e a qualificarsi in Champions. È chiaro che non, il Napoli non è che aveva l'obbligo di vincere la Champions, quindi lo vedi, gioca con la consapevolezza di essere una squadra forte, di rispettare tutte le squadre top che ci stanno in Europa, però rispettare tutti ma non paura di nessuno, nel senso che comunque il Napoli ci deve provare perché non ha niente da perdere. Vuol dire, anche se ai quarti o in semifinale perde con una signora squadra come il Bayern Monaco e il Real Madrid, vuol dire ci può stare, però è giusto che il Napoli si trova là, è una delle squadre più in forma d'Europa e se la deve giocare, anche perché penso che le top d'Europa non penso che in questo momento sono contentissimi di affrontare il Napoli. Certo. Superiamo il ritorno però prima, no? Poi pensiamo al sorteggio, questo è chiaro. Ti ho bloccato, Emanuele, perché come promesso ci ha raggiunti sì. Massimo Maccarone. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno. Allenatore del Givi Borgo, a quando una coppiata di direttore sportivo Calaiò e allenatore Maccarone? Vale, speriamo prima possibile, Manu. me lo auguro, Big. Me lo auguro. Almeno sicuramente un modo per salutarsi e vedersi è che da un bel po' che non ci vediamo. Sì. Big Mac, ovviamente, l'ha chiamato Big, non a caso Manuele, nel suo
famoso soprannome in Premier League. C'è Empoli-Napoli, sei stata una bandiera dell'Empoli, caro Massimo Maccarone. Quanto secondo te questa squadra di Zanetti, che gioca bene, può dar fastidio al Napoli? Quanto anche c'è nei calciatori, negli allenatori come te, la voglia di fermare le capolista, e quindi la capolista in questo caso Napoli? Ma sicuramente qua c'è grande voglia, perché comunque l'Empoli ora sta facendo un campionato tranquillo, quindi il suo primo obiettivo penso che l'ha quasi raggiunto, e quindi giocherà con molta più serenità e voglia di mettersi in mostra, essendo anche una squadra giovane. Però credo che comunque il Napoli, soprattutto con Spalletti, questa cosa lo sa, e il mister è bravo nel tenere sempre comunque sugli attenti tutte le partite, perché è normale che quando hai un vantaggio così grande ti potessi rilassare leggermente, ma il mister so che è uno su cui queste cose ci tiene e avrà tenuto la tensione molto alta. Eh beh, sicuramente sì. Emanuele, prima di salutarti, a parte non so se hai una domanda da fare a Massimo, anche se insomma che non te la faccio, non te la chiedo da giornalista, ma soprattutto ti chiedo ma questi Baldanzi, Parisi che già ormai è una certezza, e altri, anche Fazzini, sono giocatori molto interessanti all'Empoli. Tu che sei dirigente, sei un dirigente sportivo, sono già pronti per il Napoli? Vicario stesso, che è già un po' più esperto. Penso, Dario, per la politica che ha fatto il Napoli di comunque rifondare e fare comunque aprire un ciclo dove comunque sta puntando a dei giovani interessanti, penso che l'Empoli è un club dove il Napoli vede tanto, sì. Tanto, ci sono giovani di prospettiva, ormai Parisi non è più una sorpresa, certo. Che comunque è un giocatore che anche 2 anni fa c'aveva una personalità da veterano. Questi due ragazzi sono molto molto interessanti, dove sicuramente non il Napoli ma anche altri club hanno messo gli occhi addosso, e sicuramente il Napoli ci può puntare, ma magari facendo un investimento di prenderli e magari lanciarli in qualche altra squadra di Serie A e farli giocare un po' di più. Questo diciamo è un investimento che potrebbe fare il Napoli, anche perché il Napoli quest'anno, se dovesse vincere lo scudetto e va avanti in Champions, inizia un ciclo, quindi deve andare comunque sempre a migliorare. Certo, quindi, però sicuramente li terranno d'occhio. Grazie Manu, un abbraccio, alla prossima. Ciao Massi, ciao Dario. Un abbraccio. Ciao Manu. A Manuele Calaiò, prima di salutare Massimo Maccarone e lasciarlo al suo lavoro, ovviamente ti chiedo ancora un paio di cose, mister. La prima, se questo Napoli di Spalletti, ci siamo sentiti qualche mese fa, ti sta continuando a sorprendere, e se come dire, in te genera lo stupore che ha generato un po' in Europa, nei giornali anche europei che hanno sottolineato la prova degli azzurri a Francoforte. Ma sicuramente, anche perché comunque non solo a livello italiano ma anche a livello europeo sto facendo cose straordinarie, e quindi come sento anche un po' tutti i commenti di tante big europee, che comunque bisogna stare attenti anche a queste Napoli e non parlare solo di Real Madrid, Manchester o altre squadre, ma Napoli comunque sta dimostrando che quest'anno soprattutto alle potenzialità per arrivare in fondo anche in Champions, quindi lo stai studiando questo Napoli da giovane allenatore? Molto, appena posso, penso di solo qualche partita, poche partite, anche perché comunque gioca un calcio innovativo, ha delle idee diverse dalle altre, e quindi è bello da vedere. Quindi sì, lo studio. Ma te aspettiamo anche qui a Napoli, a Castelvolturno. L'ultima su Osimhen, che è diventata una sentenza, adesso non vorrei esagerare, ma un giocatore incredibile, 20 reti senza calciare rigori, ne ha segnati 18 in Serie A, praticamente da quando è tornato in campo ha segnato un gol a partita. Sto ragazzo migliora sempre. Ma questo è il frutto del lavoro che fa lui per la squadra, perché lavora molto per la squadra, e quello che dico sempre io ora che alleno i miei attaccanti, dico sempre che se lavori per la squadra poi la squadra lavora per te, è quello che sta succedendo comunque di me, ma anche perché intorno a lui comunque
ha giocatori straordinari che, mettendosi lui a servizio, poi gli altri veramente fanno segnare in tutti i modi a lui. È vero, un do to des. Grazie mister, in bocca al lupo per questo campionato e poi ci sentiamo presto se vorrai. Grazie. Va davvero. Bene, un abbraccio. Grazie a Massimo Maccarone, ex attaccante anche dell'Empoli, del Siena, allenatore del Gviborgo. Ci fermiamo tra un po', analizziamo insieme a Marco Sacchi di Calcio e Finanze il bilancio del Napoli, tutte anche le curiosità relative ai ricavi, gli stipendi e il vero prezzo dei cartellini dei calciatori acquistati, il prezzo reale, e poi anche ultimissime da Casa Empoli e anche qualche parola di Spalletti. A tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora un po' di messaggi a parte vostra, perché Kim è diffidato, sì, è diffidato, quindi dovesse essere ammonito domani, se dovesse giocare salterebbe Napoli-Lazio il venerdì 3 marzo. Poi volevo chiedere, ma è un Napoli quasi perfetto in tutti i ruoli? Scrive questo amico, eccolo qua, con altrettante qualità in panchina, secondo me manca solo un vice Lobotka. Chi potrebbe essere un sostituto all'altezza? Saluti da Silvano da Harburg in Svizzera. Beh, proprio in Svizzera sto cercando il Napoli, segue diversi calciatori in Svizzera. Rieder mi pare si chiama il giocatore che piace al Napoli, al momento c'è Demme, devo dire. Però a proposito di calciatori, quanto il Napoli ha pagato Anghissa, Olivera e Kvaratskhelia, sono alcune delle curiosità contenute in un articolo molto interessante di un portale di informazione molto interessante come Calcio e Finanza. Saluto in questo senso il collega Marco Sacchi. Ciao Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui su Radio Marte. Allora, in esclusiva il bilancio del Napoli del 2022, ovviamente, in cui c'è un rosso che scende a 51,9 milioni con tante voci interessanti. Qual è quella secondo te più particolare, quella che ti ha un po' colpito di più? Beh, insomma, sicuramente si vede un'incidenza importante dal punto di vista dei ricavi dei diritti televisivi. Beh, no? Sì. Che è un discorso. Restano quelli più alti, 89,8. Esatto, sì. Sì, anche perché va considerato che c'è sicuramente una quota che deriva dalla UEFA per la partecipazione alla Champions League, e poi c'è una quota invece che è legata alla Serie A, un discorso importante, soprattutto in previsione anche del fatto che a breve dovrebbe essere lanciato un nuovo bando per i diritti televisivi. Quindi, insomma, sappiamo che poter incassare, insomma, quanto più possibile dalle emittenti è fondamentale per le società calcistiche. Assolutamente. Dopodiché va detto che insomma il Napoli ha sempre chiuso il bilancio in positivo, chiaramente sicuramente un po' di effetto Covid c'è stato anche per loro negli ultimi anni, però i costi sono in calo, insomma la gestione è sempre stata molto oculata da parte di De Laurentiis, quindi credo che insomma il percorso sarà verso un ritorno al pareggio di bilancio nei prossimi anni, ecco, insomma questa sì, se non già quest'anno, chi lo sa, 2023. Ricordiamo tra l'altro che su calcioefinanza.it ci sono riferimenti anche a ricavi da gestione dei calciatori, dei diritti dei calciatori, circa 22 milioni e mezzo di euro, di cui 10 e 8 di plusvalenze reali, non fetizie, chiariamo, altrimenti qui andiamo a fare discorsi strani. 175,9 milioni di euro è il fatturato del Napoli, sorprende indubbiamente, Marco, e te lo chiedo, 11 milioni e mezzo di euro per Kvaratskhelia, 16 per Anghissa e forse anche 16 e mezzo per Olivera, che è un altro buon calciatore. Sì, è chiaro che il dato su Kvaratskhelia faccia particolarmente impressione, no? Considerando un giocatore che ha completamente spaccato il campionato, quindi sicuramente è stata un'operazione di altissimo livello, considerando poi che insomma Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, la maggior parte del valore praticamente è stato ammortizzato, sarà ammortizzato sul bilancio di quest'anno, quindi diciamo che anche nell'eventualità in cui, mi auguro poi di no per i tifosi del Napoli, ma decidesse di vendere, sarebbe una plusvalenza completa, probabilmente una delle maggiori, ecco, adesso non so poi se ci siano effettivamente già offerte, però insomma immagino che qualcuno gli avrà messo gli occhi addosso considerando la stagione che sta facendo. E poi, come avevamo già capito e sapevamo per certi versi, la maggior parte dei costi del Napoli, ricordiamo bilancio fino a giugno scorso 2022, quindi non c'è questa stagione, arriva a 130 milioni di euro circa, di cui 109,7 come compensi ai calciatori, 6,6 come compensi agli allenatori e 3,5 milioni come premi di rendimento. Questi 109 milioni, diciamo 130 in assoluto, sono scesi moltissimo, abbiamo fatto dei conti anche insieme a voi, insieme a altri esperti, si arriva quest'anno forse sui 75 circa solo per i calciatori, probabilmente si arriva a 85 circa con tutto lo staff, 90,
è un taglio importante, che è uno dei segreti anche delle virtù di questo bilancio e poi anche del Napoli dal punto di vista tecnico, perché nonostante il taglio addirittura il Napoli è migliorato. Sì, molto importante, va ricordato appunto che Napoli ha perso sicuramente stipendi, insomma ingaggi importanti da quel punto di vista lì, perché comunque l'addio di Insigne, l'addio di Mertens, penso anche a Koulibaly, erano tra i giocatori più pagati, certo, della rosa, quindi è inevitabile che ci fosse un calo. La bravura del Napoli è stata sostituirli con calciatori che al momento sicuramente non guadagnano le stesse cifre, anche perché probabilmente hanno una situazione di carriera diversa, penso allo stesso Kvaratskhelia che insomma era ai più sconosciuto e quindi insomma sicuramente il rendimento ha superato in questo momento quello che è stato l'investimento poi fatto dal Napoli, sia dal punto di vista del cartellino che dal punto di vista degli ingaggi, e quindi insomma questa cosa sicuramente ha contribuito a tagliare i costi, ecco, che è un fattore molto importante, soprattutto ricordando che appunto poi entrerà in vigore anche il nuovo fair play finanziario e che quindi la UEFA chiederà che i costi diciamo della rosa siano di una certa percentuale in relazione ai ricavi, quindi insomma in un mondo in cui far crescere tanto i ricavi in fretta è molto difficile, diciamo che intervenire sui costi è una politica adeguata, secondo me. È vero, calano anche leggermente i compensi per il consiglio di amministrazione, 2,3 milioni di euro. Nel salutarti e nel ringraziarti, nel consigliare a tutti di vedere, leggere Calcio e Finanza.it anche per altri motivi, ti chiedo qual è il punto secondo te dove il Napoli, il club Napoli potrebbe accrescere i suoi introiti in particolare. Credo che dal punto di vista commerciale si possa lavorare tanto, poi detto che le plusvalenze sono una voce particolare sulla quale è meglio non contare, diciamo, anche per avere una gestione più insomma ordinaria, più continua, credo che dal punto di vista dei ricavi commerciali Napoli possa fare tanto, magari insomma con la speranza che immagino che la stagione attuale si concluda come i tifosi sognano, questo potrebbe dare una bella spinta magari da questo punto di vista, anche per quanto riguarda sponsorizzazioni, sponsor di maglia. La sua partnership tecnica è stata rivoluzionata con la decisione di produrre diciamo in autonomia tramite poi Armani le divise, ma secondo me da questo punto di vista insomma si può lavorare tanto. È chiaro che poi Napoli rimane una realtà diversa rispetto magari ad altre big del campionato, ma insomma credo che ci siano poi margini per crescere anche da quel punto di vista. Marco, grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, vero. Marco Sacchi, calciofinanza.it. Chiudiamo con il collega della Nazione che segue l'Empoli, Simone Cioni. Ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Allora, in casa Empoli c'è la voglia, immagino, di fermare la capolista. E poi ti chiedo anche che tipo di scelte farà Zanetti. Beh sì, assolutamente, arriva una partita di grande spessore, di grande livello, di quelle che piacciono ai giocatori, ai tecnici da giocare, chiaramente tutti consapevoli delle proprie forze e di quelle enormi che sta dimostrando il Napoli in questo campionato, però sicuramente anche per la buona classifica che ha in questo momento l'Empoli non ha niente da perdere, quindi io credo che sicuramente come hanno fatto finora anche con le altre bighe, gli azzurri scenderanno in campo per giocarsi la partita con le proprie armi. Per quanto riguarda le scelte, ecco lì qualche problemino l'Empoli lo ha, perché soprattutto al centrocampo ci sono due assenze pesanti, gli squalificati Bandinelli e Affac Pro, che potrebbero essere sostituiti quasi sicuramente da Haas nelle veci di Affac Pro. Per sostituire il capitano invece probabilmente è un ballottaggio fra Henderson più esperto e il giovane Faccini, che però sembra avere forse qualche chance in più anche dello scozzese di partire dal primo minuto. Per mettere in evidenza sì. Fazzini oltre a Baldanzi, che è un giocatore che il Napoli segue, e poi invece in attacco Cambiaghi, che sta facendo molto bene ultimamente, secondo te riproporrà Zanetti Caputo Satriano? Allora, innanzitutto c'è da dire anche Caputo purtroppo per noi è in forse perché non è al top della condizione, lo ha sottolineato mister Zanetti proprio in una conferenza stampa che si è conclusa pochi minuti fa, e quindi c'è da vedere se lo vorrà rischiare dal primo minuto o altrimenti se proprio non ce la dovesse fare. Il cambio più logico sarebbe inserire magari Piccoli, che certo, però non sembra ancora al massimo della condizione neanche lui, quindi vediamo se riproporre magari un modulo con un'unica punta che potrebbe essere a quel punto davvero Satriano, come dicevi bene tu, e alle sue spalle magari due trequartisti, uno penso Baldanzi quasi sicuramente perché per quello sta esprimendo in questo momento, non credo sia togliibile dalla formazione
titolare, e al suo fianco potrebbe magari essere il turno di Piazza, che ultimamente si è visto un po' meno, ma che nell'ultima partita, quando era entrato, magari aveva fatto vedere che anche lui può dare il suo contributo. Simone, grazie davvero per il tuo intervento, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Grazie Simone Cioni. La Nazione, Empoli un modello, ha giocatori fortissimi ed è una gara delicata, così Spalletti in conferenza stampa. Sono grato a Empoli, ho fatto grandi esperienze da giocatore e allenatore, e poi ovviamente si unisce al cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo, al quale dedichiamo anche noi questo finale di trasmissione, e ce ne saranno altre dediche nel corso della giornata qui a Radio Marte. E sapete che tra le tante cose, televisione, radio, giornali, ha anche scritto alcune commedie e pièce teatrali, ma anche alcune canzoni. Il testo di un pezzo memorabile di Mina, Se telefonando, con il quale chiudiamo Marte Sport Live. Poi dopo Rosana Iannacone e Davide Scafa pronti a tenervi compagnia. Da parte mia, Dario Sarnatale, tutto. Ringrazio e saluto Gigi Soriani, regia. Lo sport torna alle 20:21 con Marte Sport Live della sera. Ora ancora un omaggio a Costanzo, come scrive quell'amico, sipario, e addio a Maurizio Costanzo.